potrei fare video qui. Mi piace un sacco la parete dietro, però ho paura che non arrivi abbastanza luce. Ora arriva perché è giorno. Però devo provare a mettere la softbox qui la prossima volta. Più professional. Comunque, cioè, ho la faccia disastrata, ovviamente, proprio oggi che, cioè, si esce, insomma, si festeggia. Non mi guardate, cioè. Censurerò la mia faccia in questo momento. Allora, è appena andato in onda il video dei prodotti bocciati del 31 dicembre. Oggi li sto registrando, è il 31 dicembre. Però voi vedrete questo video giovedì. Infatti, in quel video ho già scritto nell'info box, ho dimenticato di dirlo, ho scritto nell'info box che d'ora in poi non riuscirò più a fare 3 video a settimana, ma per il momento ne dovrò fare solo uno il giovedì. Ho deciso giovedì perché è un giorno abbastanza centrale della settimana. Purtroppo in questo periodo sono veramente molto impegnata, quindi ho paura che durerà almeno un mesetto, se non due addirittura. Comunque sicuramente tutto gennaio farò soltanto un video. Mi dispiace un sacco perché comunque ho visto che ultimamente il canale sta un pochino crescendo rispetto a prima, che veramente non mi si caricava nessuno. E volevo continuare così. Però purtroppo non riesco e, avendo appunto delle priorità, devo dare precedenza a loro. Comunque, fatemi sapere se vi piace questo background invece del solito, e magari proverò a fare video di qua perché mi sembra più professional. Comunque fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate. E niente, io vado a sistemarmi perché sono messa veramente male. Devo anche lavarmi i capelli, cioè tanta roba. E se avete voglia scrivetemi nei commenti cosa avete fatto voi il 31 dicembre. Io dopo vi farò Allora, ho vedere la mia lavato i giornata. capelli, non ho fatto la piega però, infatti stanno ancora un po' bruttini. Credo che dopo li andrò a fare i mossi, perché così ho voglia di farli mossi. E niente, non so come truccarmi oggi, in realtà non ho molta voglia. Allora, dovrei truccarmi 2 volte, la prima perché devo andare tra poco a pranzo da mia nonna, quindi comunque devo appunto truccarmi. E poi ovviamente mi truccherò di nuovo per stasera, però sul tardi. Quindi non riesco, cioè non voglio fare tutta la giornata con lo stesso trucco, perché sicuramente farò una cosa molto più semplice per andare a pranzo. Credo di puntare più sugli occhi, perché mangeremo calzone, fettelle, quindi per quanto le tinte labbra possano essere resistenti, nulla reggerà mai al calzone. Quindi, sì, penso che applicherò un rossettino nude, che poi andrà via. E per gli occhi non so cosa fare. Forse proverò una cut crease, vediamo.
cioè tipo la luce spero rilasciata, meglio la luce naturale. Volevo fare una cosa semplice, ma alla fine c'è una proprio. Mancano i capelli, quindi li vado a fare mossi. Allora, alla fine diciamo che ho fatto giusto un movimento, non li ho fatti proprio mossi mossi perché non ho tempo e poi stanno venendo malissimo. Cioè, non so se a voi capita che quando siete di fretta e dovete fare le cose bene, vengono male. Diciamo che più o meno questo è il risultato. Fa un po' schifo, ecco, dovevo riprenderli un po' qua. Allora io cosa faccio? Praticamente di solito per non creare troppo volume, perché a me non piace, cioè avendoli corti, se inizio a farli ricci tutti da sotto, poi diventano una cosa enorme, quindi a me non piacciono. Di solito inizio da sopra, quindi proprio da qua inizio a girarli. Poi inizio a spostarli un po' e vedo quelli che si vedono, li arriccio. È inutile che sto ad arricciarli tutti perché altrimenti poi non mi piace che vengono troppo voluminosi. Non lo so se lo fate anche voi, comunque io mi trovo bene così perché non mi so vedere avendo i capelli corti con una cosa troppo troppo voluminosa. Ok, quindi diciamo che più o meno i capelli sono fatti, anche se non mi piacciono per niente oggi, però vabbè. Adesso devo andare via, credo. Mi devo mettere solo le scarpe, poi vi faccio vedere come sono vestita. Che poi alla fine, non lo so, non credo mi duri il trucco fino a stasera. Comunque se resiste forse neanche mi ritrucco, perché comunque mi piace. Magari cambio solo il rossetto, metto qualcosa di più strong. Ho pensato al blu, questo qua, che non ci sta nemmeno male con l'oro. Però non lo so, poi stasera decido. Comunque per ora ho fatto, quindi finisco di vestire, metto le scarpe, profumo, eccetera, e poi vi faccio vedere l'outfit. Allora, questo è il mio outfit, cioè, vabbè, trucco, capelli, ho messo un maglioncino, questo qua che vi avevo fatto vedere in un video try on haul, che se non avete visto ve lo lascio qui, è giù nell'info box. Ho messo questo pantalone bordeaux, che è molto semplice, ha solamente queste cuciture così lungo tutto il pantalone, e poi sotto come scarpe ho messo questi décolleté marroni che vi ho fatto vedere nel video dei miei regali di Natale, e se non avete visto anche quello vi lascio sia qui sia giù nell'info box. Bene ragazze, io sono pronta per uscire, ho uno spruzzato quantità di profumo. Ok, ovviamente non continuerò a vloggare perché come vi ho detto vi andrò da mia nonna, quindi diciamo non mi sembra il caso, ci sono parenti e tutto, e quindi niente, ci vediamo direttamente oggi pomeriggio e vi faccio vedere come mi vesto, eventualmente come mi trucco per stasera. E mi sto ritruccando per stasera. Ultimamente sto provando, cioè da tipo boh, qualche giorno, questo fondotinta di Inglot, che mi piace tantissimo come stesura e come coprenza, però mi sembra un po' deludente la durata. Infatti ho dovuto struccarmi perché la base non era perfetta, nonostante non fosse passato poi così tanto tempo. Ciao! Eccolo! Vabbè, mi saltano di più gli occhi adesso. Ah certo, di cosa hai fatto? Fatto un intervento di chirurgia refrattiva per miopia e astigmatismo. Vabbè, si è levato gli occhiali. Chiamato PRK. Non sono ancora al meglio visivamente parlando e anche fisicamente, però sono senza occhiali, questa è la cosa importante, e ci vedo. Quindi se a qualcuno interessa mi posso fare un video insieme a lei.
Vabbè, pure da solo se vuoi lo puoi fare. Ecco, anche posso fare un video sul canale di Arianna dove spiego la mia esperienza con questo intervento che ormai sta spopolando in Italia e nel mondo, e quindi secondo me conviene farlo. Ora vi lascio le cose più interessanti. Ok, allora alla fine questo è il trucco che ho fatto, molto semplice, per niente appariscente, se non fosse per le labbra. Stai piangendo! Sì, Appena messo le goccine. anche il naso sta Oh, vedi come sono piangendo. bianca. Oh, vedi come sono rosso. Oh, vedi l'occhio verde come si risalta. Bacino. E vabbè, comunque l'outfit molto molto semplice. Ho questa camicia figa. Dei pantaloni così, quelli che vi ho fatto vedere sempre in quel video try on haul, e le scarpe ho messo questi tronchetti Oddio, questi tronchi. semplici, neri, niente di che, per stare comoda, e poi i capelli sempre stile che non si capisce da dove vanno. E niente, quindi adesso stiamo andando a raggiungere i nostri amici e poi dopo se si avrò la possibilità vi farò vedere qualcosa, altrimenti ci vediamo direttamente nell'anno All'anno nuovo. nuovo. Ciao.